Ciao ragazzi, bentornati. Eravamo arrivati per l'appunto qui con questi stronzi qua. Eh sì. Sono finito giù per il treno. Chi c'è che mi spara? Da dove? Ah. Ok. Sistemati. No! Così poca vita avevo. Fanculo. Cazzo. Beh, ci sta che sia così poco precisa in realtà, eh. Cazzo, ma no, ancora. Sto sottovalutando questo livello, eh. La merda è perché ho poca vita, ecco perché. Ho solo 50 di vita e 8 di scudo. Dobbiamo stare un attimo all'occhio, eh. E mettere di sottovalutare questi nemici stupidi. Bene. E una è andata. Dov'è l'altro? Eccoti lì. Ciao bello. Prepariamoci, sono stufo di morire. Per cui starò un attimo attento adesso. Ok. Oila! Dai, che forse ci sta un altro morto. Uno soltanto, vero? Forse. Vabbè, nel dubbio, lasciamo stare. E adesso?
Guida il treno. Blasco conduttore. Infilalo nella pipa e fumatelo. Vai, Supermax. Secondo me andiamo a spararci da questa parte. Ecco appunto. Ci siamo decisamente schiantati, eh. Musica ritmata, ma in realtà non ci sono nemici per il momento. Beh, ok. Mi rimangio quello che ho detto. Cazzo! Ho Ok, pochissima ehi vita. amico, devi piazzare quella bomba dritta nel centro nevralgico nazista. L'Oberkommando si trova al piano terra, proprio sopra la caverna piena di roba aliena. Porta il culo di sopra, bello! Più che la vita vorrei un'armatura io, perché la vita se ne va purtroppo. È l'armatura che rimane. Vabbè, peccato. Dove si va? Per di qua? In qualche posto super segreto, non lo so, boh. Ah, sì. Ah, no. Questo posto non mi piace, ci andiamo ad imboscare troppo distante. Via, 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 via. Torniamo su e andiamo verso il comandante, perché questo qua dovrebbe essere il segnale di un comandante, in teoria. Via per di qua. Via per di là, anzi, andiamo. Su. Credo. Vai. Che figata. E adesso qua giù nemici, immagino. Cazzo! Cos'è stato? Ah. Deve essere la cassaforte del Au. tassito. Beh, ragazzi, cioè, vabbè. Mi hanno preso un po' di sopravvento. Cazzo, mica facile però, eh. Ma neanche un po', porca vacca. Dai. Ah, eccoli qua i bastardi. Ma adesso mi ho fregato io. Qualcun altro? Sembra di no. Da dove è sbucato fuori quel bastardo?
cazzo. Ce l'ho scoperto, dai. Vabbè, arrivo io, non ti preoccupare. Non è un problema quello. Per l'appunto. Arrivo, belli. Sei qui sopra, comandante? Oh mio comandante. Eccoti qua. E in teoria i nemici dovrebbero finire di spawnare. Un potenziamento arma? No, niente. Ah, che squallido. Mi aspettavo il finimondo io qua sopra. Vabbè. Collezionabili ovunque. Quindi, vogliamo che i nazisti lascino la bomba al suo posto quando l'avrai piazzata, giusto? Beh, allora è nel reattore nucleare dell'Oberkommando che devi metterla. Così i nazisti non rileveranno le sue radiazioni, non la troveranno e non la disinnescheranno. Quanti collezionabili ci sono, cazzo? Boh, una roba incredibile. Penso di non aver mai visto un gioco con così tanti collezionabili. Facciamo un po' stealth. Cazzo. Ce l'ho fatta, ma per un po' di culo, diciamo. Fra l'altro di accettino tirate 3, ma ne recuperate 2. Ah, eccola qua. Quello lì è spento. È una guardia meccanica spenta. Vediamo se riusciamo a distruggerla di soppiatto da dietro. Sarebbe la prima volta. O forse riusciamo magari ad aggirarla, non so, boh. No. Io avrei voglia di andare. Ha! Come la mettiamo?
Cagnolone, cagnolone, dove cazzo l'ho lanciata l'altra ascia? Chissà dove è finita. Vediamo se riusciamo ad uccidere il cagnolone con l'ascia. Where is the cagnolone? No, persa. No. Ops. Cazzo. Ma in realtà l'abbiamo fatto quasi del tutto stealth. Direi, sì. Bene. Apri il reattore. Tan 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 tan. Che ansia. Super Space. Sto innescando la bomba adesso. Bene. Faresti meglio ad andartene da Roswell prima che salti tutto in aria. Sì, fratello, bella storia. Il mio contatto darà l'allarme tornado per evacuare la città. Trova un'uscita e allontanati dall'area. Ho quasi sgomberato il centro di controllo. Ci vediamo all'appuntamento a Galveston. Affare fatto. Non so perché, ma vorrei che adesso ci aspetti qualcosa di brutto. Ah già, eccolo lì. Tutto addosso il tuo scarico. Bene. Aiuto. Non è affatto andata male, eh? Ah! Cos'era questo? Ah, come quello di prima, ho capito, vabbè, prendiamocelo. Corazze qua e là. Andamosene. È ora di tagliare la corda. È ora di tagliare la corda, l'hai detto. L'hai detto. No. Non perdi qui. Sì, continuate a correre, nazisti. Nessuna pietà. No mercy. Ehi, dove andate? Chi c'è qui? Che cazzo di navicelle hanno? Ups. Ma come si fa a manomettere questo, scusa che non ho capito? Vediamo un attimo se
Non c'è la mano missione qua. Manomettili. Boh. Boh. Non sei morto, vero? No. Ora sì. No. Dove dobbiamo andare? Ah, ok, ok, ho visto. Mi era sfuggita questa porta. Ciao, ciao, bella robottina. Ok. E con questo livello terminato, termineremo anche il gameplay. La puntata di quest'oggi. Arma. Beh, arma, seccalo, dai. Non si merita, non merita di vivere. Chiavi. Corre. Come? Ma sei così buono, Blasco? Che ti è successo? Vabbè. Ciao, ciao. Che figata che deve essere una moto così. Casa Blaskovic. Wow. C'è questo livello adesso. La Magione Blaskovic. Bene, dai. Beh, mio papà è morto, ma la mia mamma dice che i bianchi sono cattivi e ce l'hanno con noi e ci odiano. Perché prima le persone di colore erano loro schiave, ma ora i bianchi non possono più averle. Ed è per questo che non posso usare i bagni belli alla fiera. E il signore del negozio non mi fa entrare a comprare le gomme e le vinchie. Ma quali gomme ti piacciono? Indian Scalps. Rosse o gialle? Gialle! Quelle rosse fanno schifo. Quelle rosse sanno di vomito. Già. Che c'è in quel barattolo, Billy? Oh, niente di che, serve a catturare i girini. E a che ti servono dei girini? Li guardo solo nuotare, poi gli do da mangiare briciole e carote, fino a quando non diventano rane. Ho visto dei girini nel ruscello, vieni, ti faccio vedere. Wow. Oh. Ok. Dai.
questo flashback qua al proposito? Non lo sapremo mai. Ricordi di avermi mostrato l'anello, mamma? Per una persona speciale. Beh, l'ho trovata. E le starà d'incanto. Wow. Bene, ragazzi. E con questo è tutto. Salviamo. E grazie e alla prossima.